Poracci, ci siamo! Stiamo per chiudere il 2021 con due video molto speciali. Domani arriverà il video sul GOTY, cioè il POTY 2021, ma anche oggi ci sarà da discutere parecchio sulle Poro Prediction che state per ascoltare. Quindi vi aspetto questa sera in live sul sito Viola alle 21.30 per una bella chiacchierata sull'immediato futuro di Nintendo. Mi raccomando, passate perché ci sarà da divertirsi. Per quanto riguarda invece solo risposte sbagliate, bravo Aura Boy che azzecca il titolo, però il commento è stato modificato. Per correttezza do la vittoria a pari merito anche ad Alessandro. La migliore risposta è quella di Luca, che scrive Ostia Lido senza birra e dai calci che volano direi pure senza calippo. Ah, il trash italiano. Che nostalgia. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sparando a caso su quello che potrà succedere nell'immediato futuro. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché in chiusura dell'anno ci lanceremo in delle prediction su quello che sarà il 2022 di Nintendo. All'inizio pensavo di fare un semplice video riassuntone di giochi più attesi per il prossimo anno. Ma non credo ci sia bisogno di vedere l'ennesimo video sull'argomento, identico e spiccicato a tanti altri che sono stati già fatti in questi giorni. Siccome essere poracci significa anche questo, ho deciso allora di proporvi qualcosa di molto particolare, ovvero raccontandovi le mie prediction su quello che sarà il 2022 di Nintendo, partendo sì da delle basi effettive, ma sfociando in alcuni casi in delle vere e proprie speranze, mentre in altri nei peggiori scenari immaginabili. Insomma, vi proporrò un 2022 molto particolare e sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate e quali sono le vostre prediction per i prossimi 12 mesi. Direi quindi che prima di iniziare è proprio il caso di preparare il terreno per quello che verrà ricordato come l'anno della conquista non violenta di YouTube Italia. Truppe poracce, lasciate subito un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi sugli altri social, in descrizione trovate tutti i link. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ridendo e scherzando, siamo già a un passo dall'inizio del nuovo anno e il 28 di gennaio segnerà l'uscita dell'attesissimo Leggende Pokémon Arceus. Gran parte della community è in hype per quello che rappresenterà un vero e proprio balzo in avanti della serie, però poracci, io non lo so, questo titolo non mi convince per niente. E allo stesso tempo sono convinto che The Pokémon Company abbia in serbo altri annunci prima della fine dell'anno. Quindi secondo me andrà a finire così. Arceus si rivelerà un buon tentativo di svecchiare il brand penalizzato da una realizzazione tecnica pessima. Il semi open world di Leggende sarà visto come un punto di partenza piuttosto che di arrivo, facendo sperare in prodotti futuri in grado finalmente di rivitalizzare il gameplay del brand. Quanto si è visto finora dai trailer, a livello tecnico, è tutt'altro che entusiasmante e ho la sensazione che per quanto impegno ci abbiano messo gli sviluppatori di Game Freak, il risultato finale sarà comunque un prodotto grezzo, quasi anacronistico per l'anno in cui uscirà. Però si tratta di gennaio, l'anno è ancora lungo, e se per la fine dell'anno arrivasse un nuovo titolo Pokémon? Molti puntano al reveal della nona generazione, magari nel periodo estivo con uscita a novembre-dicembre, ma Game Freak potrebbe aver ceduto il posto nuovamente a ILCA perché occupata nello sviluppo di Leggende Pokémon. E quindi ecco una prediction che potrebbe far impazzire molti. E se per la fine dell'anno venisse proposto il remake di Pokémon Platino? Questo sarebbe l'affronto massimo verso la player base. La delusione cocente di essersi ritrovati di fronte a due remake identici agli originali verrebbe immediatamente superata dalla sadica ironia di pubblicare a distanza di 12 mesi una versione reimmaginata di Platino. Si tratterebbe di un vero colpo da maestri. Ma non c'è neanche bisogno di dirlo, anche questo venderebbe in modo impressionante. Ok, di nomi importanti per il 2022 siamo pieni, ma io mi aspetto anche qualche reveal che colga tutti quanti di sorpresa, ripescato direttamente dal catalogo storico della grande N. Ormai se ne parla da tempo e io voglio continuare a crederci, il prossimo sarà l'anno dello scimmione. I rumori indicano da tempo un progetto di Donkey Kong sviluppato direttamente dal team di Odyssey, che si distanzi da quanto fatto da Retro Studios con i Country in favore di un approccio molto più sperimentale a ricordare quasi i tempi di Jungle Beat.
Che dire, ben venga! Sarei contentissimo di vedere il ritorno di questo pezzo da 90 e Donkey Kong si è sempre prestato a sperimentazioni più o meno stravaganti. Non credo di sentire il bisogno di un Donkey Kong 64-2 e sono sempre incuriosito da scelte di game design atipiche e gameplay bizzarri. Solo non sono così sicuro che sarà Nintendo e PD ad occuparsene. Beh, perché credo che ormai i tempi siano maturi per vedere il nuovo episodio di Mario in 3 dimensioni e se la pubblicazione non sarà prevista entro il 2022, quantomeno il prossimo anno avremo un reveal ufficiale. In fondo, per il 2022 Nintendo sembra intenzionata a puntare tutto sul film di Mario, scelta che potrebbe mettere in panchina videoludica la mascotte. Le avventure cinematografiche dell'idraulico potrebbero essere un ottimo trampolino di lancio per creare le basi della campagna pubblicitaria del prossimo platform in 3 dimensioni che a questo punto credo proprio sarà un Super Mario Odyssey 2. Odyssey è uno dei nomi di più grande successo della console ibrida e la struttura del gioco si presta facilmente a nuove idee di gameplay e di game design. Il 2022 rischia però di essere estremamente affollato e potrebbe non esserci spazio per un titolo così importante. Proprio per questo, fossi in Nintendo, ora come ora darei la priorità alla saga di Metroid, che dopo Dread sta vivendo una sorta di terza giovinezza. Ma come proseguire dopo la chiusura della saga in 2 dimensioni? Con Mercury Steam impegnata su un altro progetto cross-platform, credo che il nuovo Metroid in 2 dimensioni lo vedremo fra qualche anno. Allo stesso tempo, Metroid Prime 4 è uno di quei progetti che vedremo in coda alla generazione. Ipotizzo un dolorosissimo tardo 2023 o addirittura inizio 2024. A questo punto, nel 2022, mi aspetto una vera bomba per Samus. Non tanto la Prime Trilogy Remaster, progetto che a questo punto potrebbe essere stato accantonato, quanto piuttosto una sorta di remake del Prime originale, a cura di Next Level Games. Lo studio canadese ha dimostrato di avere tutte le capacità di gestire brand di punta del catalogo Nintendo e non solo Luigi's Mansion 3 si è rivelato un piccolo capolavoro nel suo genere, ma anche i lavori passati su Federation Force potrebbero spianare la strada al ritorno della cacciatrice di taglie spaziale in 3 dimensioni. In questo senso, l'acquisto di Nintendo avvenuto nel 2021 potrebbe essere stato preparatorio proprio a questo momento e non vi nascondo che un reveal del genere per me sarebbe proprio da infarto. A quasi 8 anni dalla sua data di pubblicazione originale è semplicemente incredibile che Mario Kart 8 continui a vendere come se fosse il primo giorno, tanto che la sua versione deluxe è il software più diffuso su console ibrida. In tanti si stanno chiedendo se mai vedremo un sequel nell'immediato futuro e io voglio sbilanciarmi e rispondo che sì, nel 2022 vedremo il successore di Mario Kart, ma attenzione, questa non è una prediction, è una provocazione. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Chocobo GP. Il 10 marzo 2022 Square Enix pubblicherà questo inaspettato seguito di Chocobo Racing uscito nel 1999 su PS1. E noi che ci lamentavamo degli 8 anni di attesa per un nuovo Mario Kart. C'è chi ha messo peggio, dai. Comunque, non so perché, ma i trailer mi ispirano tantissimo e Square Enix sembra aver preso alla lettera tutto quello che funziona nella serie di Nintendo, incorporando anche elementi propri di altri giochi come lo Story Mode. Il cast non sarà universale come quello di un Mario Kart, ma da vecchio appassionato della serie Final Fantasy vedo comunque un grande appeal nel roster. In più la grafica è fluida e coloratissima, ci sono le derapate, gli oggetti, le abilità uniche, i kart personalizzabili e dai su, è praticamente impossibile sbagliare un titolo del genere. E poi la competizione non può che far bene in un settore così poco affollato. Magari Chocobo GP sarà la spinta che convincerà Nintendo a pensare a un Mario Kart 9. Voglio dedicare una piccola sezione anche al servizio del Nintendo Switch Online, perché credo, anzi spero, che Nintendo cercherà in tutti i modi di correggere il tiro, visto che il lancio del pacchetto aggiuntivo non è andato nel migliore dei modi. Da una parte, Nintendo 64 e Mega Drive continueranno a essere aggiornati a cadenza regolare, con il catalogo del Nintendone che di media accoglierà un nuovo titolo al mese. Dall'altra però, oltre a delle patch correttive volte a migliorare l'emulazione, vedremo anche l'arrivo di nuovi sistemi storici all'interno del catalogo. Questa volta Nintendo sorprenderà tutti, conclusi i capitoli NES e SNES, l'offerta base verrà ampliata con le librerie Game Boy e Game Boy Color, mentre il pacchetto aggiuntivo, da cui verrà rimosso il DLC di Animal Crossing, saluterà l'aggiunta di una selezione di giochi provenienti dal Game Boy Advance. Per me questa sarebbe una prospettiva incredibile e prego che Nintendo non si dimentichi per strada queste storiche console portatili. Ok, mi sono tenuto gli argomenti veramente caldi per la fine del video. Il primo è Breath of the Wild 2 e mi dispiace tantissimo, ma sono
sono sempre più convinto che il seguito più atteso in assoluto tra i titoli Nintendo non vedrà la luce nel 2022. Per Breath of the Wild 2 se ne parla nel 2023. Eh sì, oggi voglio essere un po' pessimista. Il 2022 sarà un anno di preparazione per i fan di Zelda, che verranno a conoscenza di tanti dettagli su Breath of the Wild 2. Nei Nintendo Direct saranno svelati il titolo ufficiale e anche storia e meccaniche principali di gameplay, ma il titolo ormai per me verrà posizionato nel 2023, un po' per problemi di spazio, un po' per portare a termine i lavori con quanta più calma possibile. Questo però significa che nel 2022 avremo comunque la nostra dose di Zelda e, se come me trovate assurdo che quest'anno non sia stata svelata alcuna collection in HD di precedenti episodi, beh, il motivo ce l'abbiamo sotto al naso. Il 2022 vedrà l'arrivo di Wind Waker e Twilight Princess in versione HD, nel migliore dei casi in una collection, nel peggiore venduti singolarmente a prezzo pieno. In fondo il successo di Skyward Sword parla chiaro. Nulla vieta a Nintendo di riproporre vecchie glorie come se fossero titoli attuali e i dati di vendita premiano le politiche aziendali della grande N. E chiudiamo con la domanda che ossessiona tutti quanti da lontano 2017. L'anno prossimo vedremo Switch Pro? La risposta è semplice. Sì? Ma no, mi pare ovvio che con il lancio della OLED abbiamo tolto qualsiasi possibile approdo di una revisione nell'immediato futuro, e anche solo guardando la storia recente, il lasso di tempo che è intercorso tra la presentazione della Lite e l'arrivo della OLED è stato di circa 2 anni. Quindi il 2022 sarà un anno in cui possiamo dormire sonni tranquilli per quanto riguarda eventuali revisioni hardware. Certo che con tutti questi gioconi ancora in ballo dal 2023 in poi, si potrebbe pensare che Nintendo decida di associare il lancio di una ipotetica Pro a un titolo particolarmente esigente in fatto di prestazioni tecniche, magari, che ne so, un open world. Un po' come è accaduto proprio con la scelta di legare concettualmente la OLED a Metroid Dread. Ma Nintendo è Nintendo e quando tutti sono convinti quale sia la strada più razionale da seguire, l'azienda di Kyoto fa una bella inversione a U, possibilmente inderapata, e sorprende tutti con delle scelte fuori di testa. Quindi ecco l'ultimissima poro prediction. La prossima Switch sarà una Lite OLED, la trollata massima, annunciata a fine 2022 e prevista per inizio 2023. Voi che ne dite? È troppo anche per Nintendo? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto in live questa sera, magari per farci anche gli auguri di fine anno, oppure qua sotto nei commenti. Noi comunque in ogni caso ci vediamo domani per il video più importante in assoluto, quello dei poti. Mi raccomando, non potete mancare. Intanto sapete cosa fare. Riposatevi, fate i bravi, ma nerdate duro. Io sono il Poro Prediction, Michele 2022, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Sto ovviamente parlando di Leggende Pokémon Arceus, il titolo... Arceus. Lo dice lui.